L'appuntamento di giovedì sera è un appuntamento importante perché parliamo dell'importanza dell'alimentazione nell'attività sportiva, quindi come la migliore alimentazione, il mangiare bene, possa aiutare qualsiasi sportivo, non solo il professionista ma anche lo sportivo diciamo amatoriale, dilettantistico o giovanile, per cercare di avere migliore energia o recuperare meglio quando facciamo attività sportiva. Un evento a cui ci teniamo tanto, riportiamo il dottor Barry Sears a Pesaro a distanza di 3 anni, era venuto qua nell'ottobre 2019 e poi, come tutti sappiamo, cosa è successo nel 2020, quindi il dottor Barry Sears non è più tornato in Europa, non si è più mosso dagli Stati Uniti, quest'anno ha deciso di ritornare e noi con piacere l'abbiamo di nuovo ospitato a Pesaro perché siamo curiosi di vedere, di sentire quali consigli ci può dare a noi che lavoriamo in questo ambiente di riabilitazione, quindi con tanti sportivi, ma tutti gli appassionati di sport, tutti quelli che vogliono venire giovedì sera ad ascoltarlo, perché l'evento è un evento gratuito, un evento a ingresso libero. La cosa che chiediamo è se per cortesia chi fosse interessato magari si può prenotare presso il nostro centro Fisioradi Medical Center mandandoci un'email a eventi@fisioradi.it oppure sulle locandine o sulla pagina Facebook trovate anche un numero telefonico di un cellulare dove potete chiamare o mandare un messaggio su WhatsApp. E quello che diciamo e quello che voglio dire a chi ci ascolta è non perdete questo evento, perché personaggi del calibro di Barry Sears non è semplice, non è facile averli sempre a portata di mano. Posso dire che lui è un grandissimo esperto perché non è un medico qualunque, è un ricercatore, un biochimico, ha studiato tanto per tutto quello che possa essere l'alimentazione, sia da un punto di vista di pazienti o da un punto di vista di sportivi, quindi il suo metodo ha dato tanti risultati a persone che avevano patologie, ma ha dato tanti risultati anche a noti sportivi. Basta solo pensare che nel 2010 è stato un consulente della Garmin Cervelo, squadra professionistica americana, prima e durante il Tour de France, e in questa occasione hanno visto insieme al medico, al nutrizionista, al chiropratico della squadra i risultati cambiando alimentazione, quindi sono passati non più pensando a quello che ormai tutti credevano, che un atleta ciclista professionista doveva assumere 8.000 calorie per fare un giro a tappe di così tanti giorni, di così tante difficoltà, ma l'importante era come mangiavano e un equilibrio tra gli alimenti, quindi un equilibrio tra carboidrati, proteine e grassi. Questo ha portato dei buoni risultati perché poi in quella squadra quell'anno c'era il campione del mondo norvegese Thor Ushvod e c'era anche David Miller, quindi atleti professionisti di grosso calibro che cambiando alimentazione, seguendo i consigli di Barry Sears, hanno poi avuto notevoli risultati e sono ancora di più migliorati nelle loro prestazioni.